Eccoci qua, ben trovati. Sempre Zillotto per voi, solo per voi, sono sempre io. Sono mancato questo weekend, venerdì, sabato e domenica, per motivi lavorativi per fortuna. E niente, ora oggi che ho più tempo ho deciso di fare questo video. Allora, di cosa posso parlare? Ecco, in primis i disordini. In America continuano i disordini, proteste sia più aggressivi che più pacifiche, ma comunque sì, in America hanno già schierato, hanno messo l'esercito, la Guardia Nazionale. Andrebbero fatte anche qui in Italia per certe cose, servirebbe, ma qui non si può fare. Invece in America lo fanno, l'hanno fatto, hanno dislocato la Guardia Nazionale. A controllare, poi soprattutto vicino alla Casa Bianca, mamma mia, sembra assediata. Però anche lì volevo dire, sì, va bene, se la possono prendere anche con Trump, però c'è, cioè, questa situazione di questo virus, la gente va a manifestare, c'è tante vittime, c'è tanti contagiati anche in America, ma io non capisco. Poi sì, vabbè, diamine, è successa una cosa grave, ma proprio questo periodo c'è bisogno di fare tutti questi casini. Non capisco anche la società che dove vuole arrivare. È successo, è una cosa grave, ma si sono comportati male, hanno ucciso una persona che forse non aveva fatto niente. E poi sapete i problemi che ci sono in America. E poi che succede? Succede che qui la gente, cioè, ma io tutti accatastati a protestare. Ho dovuto mettere l'esercito per le strade. E Trump, che colpa ne ha, può avere Trump? Trump non ha colpe, cioè, è inutile che lui dica come faceva Obama, che dicevano condanno questo, condanno quello, bisogna stare attenti da qui in avanti, bisogna. Ma intanto poi siamo sempre lì, è come qui in Italia. Sul luogo ci sono le persone. E se sul territorio poi fanno cose che non devono fare, e poi oltretutto la magistratura vengono processati e tutto, quasi il totale, quasi tutti quei poliziotti che commettono atti contro gente di colore in America sono quasi tutti assolti. Cioè, anche Trump è tutta una. Cioè, avete capito, no? È inutile, tanto se poi è in stato. Non è come in Italia, ogni stato fa come gli pare, ha le sue leggi, le sue modi di fare, non ci può. Via. E poi, che posso dire? In Italia, ragazzi, in Italia, allora, vi avevo fatto caso, siamo stati 2 mesi a casa, 2 mesi e mezzo, fuori, il clima torrido, sembrava di essere nel deserto del Sahara, sembrava di essere nei deserti. Sembrava di essere, non c'era un filo d'aria, non faceva una goccia in caldo, ma smetteva il sole, t'arrostivi. Da quanto hanno fatto riaperture a 18 maggio? Acqua, vento, tutta Italia, nuvolo, grandinate, trombe d'aria. È un casino. È stato io. Si va all'incontrario. L'ho detto tempo fa, invece andiamo avanti, si torna indietro. Invece arrivare in estate, torniamo indietro noi. Mamma mia, che situazione. Noi in Italia abbiamo. Vi ricordate la nuvoletta di Fantozzi, la nuvolettina che era sempre sopra lui? Ecco, è cresciuta negli anni, è cresciuta e sta sopra l'Italia. Viene sopra l'Italia nei momenti di bisogno e ci rinfresca tutti quanti. L'unica cosa è questa. Ci sta una nuvoletta di Fantozzi sopra l'Italia. No, a parte scherzi, questi sono tutti effetti del cambiamento climatico. Lo vedete com'è cambiato? Si passa da giornate torride, soleggiate, a climi, a venti, come tropici, come clima tropicale. Fateci caso. Ogni anno sarà sempre peggio. Sempre peggio. Saremo soggetti a grandinate, trombe d'aria, correnti forti, mari mossi, disagi stradali, abitativi, tutto, fateci caso. Ora, io prima ho detto scherzavo, non avete fantozzi, ma questo è vero, sono cambiamenti che arrivano davvero a causa del cambiamento climatico. E lo vediamo, no? È inutile dire di no.
Si vede, ragazzi, si vede, è inutile fare. L'ho sempre sostenuto, qui da qui a 10 anni chi pianta le banane e l'ananas fa soldi. Io comincerei a piantare, fare le piantagioni di banane. Vedrete che banani, certi banani così verrebbero in Italia. In Italia certi banani così, così. E poi niente, che volevo dire? Mi stanno chiamando al telefono, ma ora non rispondo. Volevo dire che allora, durante anche tutta questa quarantena, facciamo un punto della situazione, durante tutta questa quarantena c'è stato un incremento, un aumento di divorzi, sfidanzamenti, sparizione di escort, prostitute, e poi la cosa più scioccante, proprio più la commedia, l'adozione o l'acquisto di animali da compagnia, animali da cortile, animali da compagnia, cani, gatti, pappagalli, pescetti rossi, poi che c'era? Maialini, tutto. Prima vedevi, ti affacciavi alle finestre, vedevi in televisione un cane lì, un altro col cane, un altro col gatto, quello con l'iguana, quell'altro col maiale, quell'altro, tutti gli animali col cammello, lo struzzo, tutti gli animali sono andati a comprarli, tutti, con la scusa di fare le passeggiatine perché l'animale deve fare i bisogni. Ora in giro non si vede più uno, ne conti su una mano ora, chi c'ha cani che... Ora non pisciano più cani, i cani pisciano più, non fanno più la popò, niente. Non si vede più uno. Mamma, siamo proprio dei geni. Siamo geni in Italia. Siamo proprio dei geni, geni, geni. Inarrivabili. Siamo inarrivabili. Inarrivabili. Fuori in giro con la vasca col pesce rosso a fargli prendere, a fargli fare una passeggiata. Ne rendete i conigli. Mamma mia. Siamo proprio dei geni in Italia. Niente, ho detto un po' di considerazioni, vi saluto, questo video lo sapete che pubblicherò sia su Facebook che YouTube, d'accordo? Ragazzi, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima, spero di esservi mancato questo weekend, questi 2 o 3 giorni che non ho potuto fare video, e spero vi sia andato tutto bene, tutto a posto, e niente, vi auguro una buona settimana a tutti, lavorativa e non. Anche chi è in ferie o chi magari non può lavorare, vi faccio tanti auguri di buona fortuna e niente, alla prossima dal vostro Ser Barzillotto.